Sono Miguel Ángel Castillo Félix dalla Repubblica Dominicana. Sono direttore generale da Renew Storas Energy. Mio nome è Juana Lidia Pujols Díaz. Adesso sto facendo più la parte marketing. Renew Storas Energy nasce proprio nel contesto dell'energia rinnovabile nel settore trasporto. Noi prendiamo direttamente dal solare allo stoccaggio al rifornimento all'utente finale. Aiutare le persone a fare un cambiamento con rispetto a parte della naturalezza, di rispettare l'ambiente, di poter vivere meglio, perché questo va in base a una sola cosa, alla famiglia, ai nostri figli, che è lo che noi vogliamo, di dargli a loro un mondo meglio. Noi nel nostro impianto da Monsumano Terme abbiamo all'incirca 4 ettari di terreno disponibile per fare il primo impianto fotovoltaico rivolto al trasporto. Da lì nasce questa stazione di servizio che sono 3, Monsumano, Firenze e Bagno a Ripoli. Noi andiamo all'incirca alle 10.000 kWh, alle 30.000 kWh e così ci dà un'autonomia per andare ovunque. Il punto più difficile, dopo la ricerca di circa 6 mesi studiando tutta la legge, è stato il primo momento dove mi sono rivolto al vice sindaco di Bagno a Ripoli. Tu puoi avere un'idea molto buona, però se l'ente che ti può autorizzare ti dice guarda, noi ci entriamo su quello perché non è prematuro, tutta l'idea accade lì. E per fortuna sono andato, ho presentato l'idea, tutti questi argomenti di legge, tutti questi pareri, e loro sono rimasti meravigliati con l'idea e hanno ascoltato tutta l'idea al 100%. La signora Anna Maria Vitale ha fatto un compito pazzesco, perché ha preso le nostre idee dopo tante sedute, le ha dato forma, ha ottimizzato tutto quanto, insomma ci ha dato tutta la documentazione a livello formativo che noi dobbiamo sapere per partire con un'attività del genere, perché noi siamo qui perché è stato tutto molto preciso, molto, molto facile. Renew Storas Energy su tutto il progetto dei cantieri che si deve realizzare sta per diventare una realtà al 100%.